tutti e ben arrivati alla nostra diretta. Adesso aspettiamo che qualcuno si accorga di noi e volevo dirvi che oggi proviamo a fare una bellissima cottura a vasocottura in realtà. Allora, innanzitutto salutiamo anche gli amici di Instagram perché abbiamo aperto anche una pagina dedicata per loro perché chi non aveva Facebook ovviamente mi sembrava giusto renderli partecipe di questa nostra diretta che ci vede ormai appuntamento previsto da circa un anno. Quindi adesso vi distolgo dal mio viso ma entriamo subito in diretta nella nostra ricetta. Allora, come vi ho appena detto, facciamo una bella ricetta, bella nuova, che si chiama vasocottura, ok? Quindi io direi proprio di iniziare a cucinare. Quindi vediamo un attimino che cosa possiamo subito vedere gli ingredienti di questa ricetta, perché sappiamo subito che dalla nostra piattaforma abbiamo diciamo, la possibilità di vedere per quante persone sono, quindi 4 porzioni, e vedere gli ingredienti. Quindi abbiamo 30 g di parmigiano, uno spicchio d'aglio, 300 g di carne trita, un uovo, un pizzico di sale, pepe macinato e poi salsa di pomodoro, olio d'oliva e quant'altro. Quindi iniziamo subito, io direi. Qui si va a lì su, perfetto. Mettiamo all'interno del nostro bimby 30 g di parmigiano. Vediamo, eccolo qui, ce l'abbiamo già pronto e lo pesiamo prima di mettere in cottura, perché vi ricordo che la possibilità è proprio questa di mettere anche prima l'ingrediente all'interno del nostro boccale di poter pesarlo, ok? Allora, andiamo avanti. 30 grammi, scusate che mi sono persa perché per me Instagram è un mondo nuovo, quindi sto cercando di capire come aiutare anche i nostri telespettatori di quest'altro canale a seguirci in live, ma credo di aver fatto un piccolo casotto. Vediamo. Perfetto, ci siamo. Allora, adesso andiamo avanti con con la nostra ricetta e ci dice di mettere all'interno del nostro boccale dei rametti di prezzemolo, ma noi in questo momento non lo mettiamo perché in realtà io non è che amo molto mettere nell'impasto delle polpette il prezzemolino fresco, quindi non lo metterò. Quindi, per chi si è collegato solo adesso, stiamo facendo le polpette in vasocottura. Quindi questo passaggio lo salto, vado a mettere il mio misurino e vado a fare clic su avanti e il bimby mi sta suggerendo di ruotare la manopola fino a 10, se, a velocità 10, ovviamente il tempo se lo mette da solo per 10 secondi. Quindi grattugiamo in maniera graduale. Diciamo così, usare anche la spatola per riunire sul fondo se mi ha lasciato attaccata alle pareti il parmigiano, quindi vado a riportarlo giù come sto facendo in questo momento. Poi vado avanti e mi vado a mettere giù la mia carne trita. Attenzione, questa ricetta io l'ho già visualizzata prima e non richiede pane. Allora io che cos'è che faccio solitamente? Ci metto un po' di patata lessa perché a casa mia, diciamo, è sempre buona abitudine mettere un po' di, diciamo così, di pane raffermo o di una patata. Quindi ho messo in questo proprio 100 grammi di tra le due cose, sia che sia pan grattato o che sia pane raffermo, in questo caso io ho messo una patata. Quindi che faccio? Ritorno indietro e vado solo a ripetere il passaggio del grattugiare. Quindi rifaccio 10 secondi. Adesso le andiamo a riportare giù e vi faccio vedere il contenuto com'è. Allora, vedete, sembra quasi una purea. Facciamo vedere anche agli amici di Instagram perché siamo in collegamento con entrambi i canali e andiamo a riportare la nostra carne tritata. Allora, per chi segue il mio canale sa che io ho già preparato questa preparazione, quindi farò una mezza dose.
Ok, la carne che vi richiede in questo caso sono 350 grammi di carne mista. Poi facciamo un clic su avanti e andiamo a mettere un uovo. Che dico sempre delle uova? Che dobbiamo controllarle prima di metterle all'interno del nostro boccale, altrimenti rischiamo di cestinare tutto ciò che potrebbe essere, in questo caso, se l'uovo non è buono, la carne macinata. Quindi lo controlliamo, vediamo se ci sono dei pezzetti di residuo del nostro guscio e quindi andiamo a verificare anche che l'uovo sia buono proprio nella sua integrità. Poi andiamo a mettere un pizzichino di sale, così, perché comunque c'è già del parmigiano. Poi facciamo una bella grattugiata di pepe, ole, e poi andiamo a posizionare il nostro misurino e andiamo a velocità 4 per 30 secondi. In questo momento stiamo impastando. La velocità 4 ci sta sostituendo la nostra velocità per quanto riguarda la modalità di impasto. Un'altra cosa che vi voglio dire, la vasocottura è anche ideale per chi ha delle intolleranze per quanto riguarda anche le preparazioni all'interno delle oltre che a mantenere integro le proprietà dell'alimento che cuciniamo, ma anche per chi ha dell'intolleranza al nichel o altri tipi di acciaio, ok? Quindi la vasocottura è anche prevista per queste cose qua. Andiamo avanti, ci dice di sistemare su un piatto del pan grattato. Io sono molto brava a cambiare le ricette, perché mi segue ormai, mi conosce abbastanza. Adesso vado a posizionare anche i nostri amici di Facebook su un cavalletto, perché abbiamo bisogno di sistemare le nostre polpettine. Quindi adesso mettiamo in modo che tutti abbiate una buona posizione per quanto riguarda una visibilità manuale, più che altro. Parlo di questo, ci sono. E andiamo a inserire il nostro preparato all'interno di un piatto, perché ci servirà poi da sistemare. Allora, innanzitutto vediamo com'è il composto. Rimane o diverso dal solito impasto, perché comunque la carne è tanta. Io poi ci ho messo una patata per renderlo più morbido, quindi sembra quasi un patè. Ma tranquille che poi il risultato verrà perfetto. Quindi, per chi si è collegato solo adesso, sia da Instagram che da Facebook, stiamo facendo le polpette in vasocottura. Una cottura molto molto buona e salutare, ma soprattutto cuciniamo anche gourmet, eh? Perché con il bimbi possiamo avere anche questi tipi di cottura. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assolutamente prendere un piatto per aiutarci poi a fare le polpettine. E un'altra cosa che abbiamo bisogno è di avere un piatto con un pochino di olio. Perché? Perché ci aiuterà a fare le polpettine. Ma nel frattempo che io finisco qua, andiamo avanti con la ricetta, che cosa ci dirà? Di lavare e asciugare il boccale, perché dobbiamo fare il sugo. Quindi adesso farò il sugo velocemente, perché così evitiamo dei tempi morti per quanto riguarda questa cottura e poi ne facciamo le polpettine. Quindi uno spicchio d'aglio, che l'ho visto adesso dove l'ho appoggiato, eccolo qua, lo vado a mettere nel boccale, ok. Poi vedete che mi dice posizionare il misurino, perché mi fa tritare l'aglio, ma a casa mia l'aglio tritato nel sugo non piace, quindi questo passaggio lo salto e vado a mettere l'olio d'oliva che mi viene richiesto, quindi 50 grammi. Quindi se una cosa non vi piace potete tranquillamente saltare il passaggio, come sto facendo io in questo caso per quanto riguarda l'aglio, e passare direttamente al passaggio successivo. Ok, poi vado avanti, vado a chiudere il tutto con il misurino, perché vado a fare il primo passaggio del soffrittino dell'aglio, che sono 3 minuti 120 gradi velocità 1. Nel frattempo mi vado a bagnare le mani. Mi vado a bagnare le mani come? Con l'aglio che vi ho appena detto, sì, con l'aglio, scusatemi, con l'olio che vi ho appena detto, perché poi prenderò la mia carne che ho preparato per fare le polpette e incomincio a, diciamo, a dare la forma di una noce,
Vi ricordo che andiamo poi in vasocottura, quindi non dobbiamo fare le classiche polpette, quelle grandi, eh? Quindi circa da 20-30 grammi. Oggi non riesco a dire le giuste cose, quindi la patata lessa me l'ha reso molto morbido l'impasto, però vi assicuro che poi sarà proprio morbida anche la polpetta quando l'andate a mangiare. Quindi ricordatevi di bagnarvi le mani con l'olio, così che possiate poi avere una manualità per quanto riguarda fare le polpettine. Se poi voi volete, adesso magari qualcuna la proviamo insieme, possiamo anche passarle nel pan grattato. Vediamo come riusciamo a fare meglio. Poi vi dovete preparare 4 vasetti a chiusura ermetica da circa 250 ml. Adesso vi faccio vedere anche la grandezza del vasetto. Considerate che all'interno di ogni vasetto ci vanno circa 4 polpette. Qui siamo a 1 minuto e mezzo. Mi vado a sciacquare le mani, così che sono pronta a reinserire il pomodoro, va bene? Non vi muovete da là, che vado a sciacquarmi le manine. Per chi si è collegato solo in questo momento, stiamo facendo le polpette in vasocottura, una modalità che abbiamo con il bimbi, che si può utilizzare anche per TM5 e per TM6, quindi attenzione a seguire bene i passaggi se poi non avete la cookie do. Poi sicuramente per chi, sia per gli amici di Instagram che per gli amici di Facebook, metterò poi sotto i commenti anche gli ingredienti e la stessa ricetta, che potete ricercare direttamente da cookie do, che si chiama, ve l'ho già postato nei commenti, polpette in vasocottura, polpette al sugo in vasocottura. Allora, 24 secondi e poi andiamo a mettere giù il pomodoro. Il pomodoro, prima toglierò l'aglio, vi ricordo che io non l'ho tritato perché non ci piace l'aglio tritato a noi. Mancano 11 secondi e poi si va avanti con il prossimo passaggio. Siamo in chiusura per una bellissima promozione, non perdete questa opportunità, doppio boccale. Se volete informazioni contattatemi in privato. Adesso siamo qui, il bimbi suona, e facciamo clic su avanti. Intanto tolgo l'aglio, perché come ho detto prima, noi non ci piace, e vado a mettere giù la passata di pomodoro, che viene richiesta 320 grammi di passata di pomodoro. Poi vogliamo ancora un pizzichino di sale, vi ricordo sempre non troppo, perché poi rischiamo di fare tutto salato, perché le polpette c'è il parmigiano. Abbiamo messo un po' di sale anche nell'impasto stesso, e quindi ci facciamo anche qui una bella grattata di pepe e andiamo a cuocere per 8 minuti. Voilà, siete caduti, scusatemi, adesso vi riposiziono subito e vediamo un attimino come possiamo andare in cottura. Quindi 8 minuti, 100 gradi, velocità 1. Ci siamo, scusatemi, ma ancora non ho trovato. Ok, ci siamo. Ho trovato una giusta posizione per gli amici di Instagram. Ci sono. Datemi tempo, che poi piano piano mi attrezzo bene. Olè! Mi sono emozionata. Oggi è la mia prima diretta di Facebook, di Instagram. Scusatemi. Olè, adesso abbiamo 8 minuti in cottura, riprendo le mie polpette bagnandomi le mani e vado a continuare a fare questo. Allora, io vi vorrei intanto dire gli ingredienti, così se ve li volete segnare, poi tanto ve li allego sotto. Allora, abbiamo bisogno di 30 grammi di parmigiano, uno spicchio d'aglio per eseguire queste belle polpettine, rametti di prezzemolo, ma anche qui in questo caso opzionale, 350 g di carne mista, un uovo, un pizzico di sale, un pizzico di pepe, del pan grattato, quanto basta per ripassare queste polpette che adesso faremo insieme, e poi per la salsa di pomodoro abbiamo bisogno di 320 g di salsa di pomodoro,
50 grammi di olio extravergine, uno spicchio d'aglio, un pizzico di sale e se volete ancora aggiungere un pochino di pepe. Vi ricordo che io nell'impasto ho aggiunto anche 100 grammi di mix tra patata lessa e pane raffermo, perché sono sincera, a me l'impasto della carne che non abbia una parte diciamo che la rende più morbida, in questo caso potete anche solo mettere la patata, non mi piace, però è sempre il mio gusto personale, quindi voi vi potete attenere alla ricetta oppure fare questa variante come l'ho fatta io. Poi avete bisogno di 4 barattoli a vite e considerate che la ricetta prevede che su ogni barattolino all'interno mettiamo 4 polpettine. Adesso stiamo cucinando per 8 minuti a 100 gradi il pomodoro che poi andremo a mettere giù nei vasetti. Poi qualcuna adesso di queste polpette le andiamo a sistemare. Abbiamo quasi finito e vado a risciacquarmi le manine. Quindi le polpette devono avere su per giù la grandezza di una noce. Se ancora non vi siete iscritti, vi sensibilizzo a farlo. Abbiamo un canale YouTube che affianca questa bella pagina, sia Facebook che la nuova e spero anche grandissima pagina Instagram. Sono contenta di aver accontentato anche quelle persone, che soprattutto ho tante amiche che hanno Instagram ma non hanno Facebook, che mi hanno sensibilizzato a fare questa pagina. Adesso andiamo a prendere i nostri vasetti e vediamo di capire come possiamo metterli all'interno. Sciacquo le mani, arrivo adesso. Prendiamo un po' di pan grattato, ovviamente rigorosamente grattato con Bimby, lo andiamo a mettere nel nostro piatto, quindi ma veramente pochissimo, perché ci servirà per andare a passarle velocemente qui dentro, se volete, se non volete potete anche non farlo. Così avete anche la possibilità di dargli una forma che più vi piace, perché con il pan grattato un po' lo asciuga il nostro impasto. Bene, spero di esservi utile, perché non cambierò il trend di questa nostra live, perché il protagonista delle ricette è il Bimby. Quindi e le mie manine, per darvi insomma a volte una spiegazione che quando andiamo a leggere una ricetta possiamo avere difficoltà. Quindi spero che, come abbiamo già avuto riscontro dalla pagina Facebook, anche gli amici di Instagram ci seguiranno e ne saremo molto contenti. Grazie per i like! Mancano 3 minuti, e poi andiamo ad invasare queste nostre polpettine. Ci siamo. Per chi si è collegato solo adesso, ci dispiace, ma avete la possibilità di rivedere la diretta e anche rivederla dal canale YouTube che si chiama sempre Bimby Come Fare. Per gli amici di Facebook la pagina si chiama Bimby con la Y. Per gli amici di Instagram, Bimby con la I normale. Non chiedetemi perché, ma non ce lo faceva fare, quindi abbiamo cambiato la I. Ci siamo. L'ho pensata questa ricetta proprio perché a volte possiamo avere più secondi in casa, quando abbiamo soprattutto, e speriamo di avere gente in casa e che non ci rifacciano passare le festività da soli, possiamo preparare anche tanti piccoli secondi che sono in vasocottura, perché la vasocottura o anche delle verdure è una di quelle cucine che si mantiene anche in frigorifero per 2-3 giorni e si può riscaldare tranquillamente per chi ha il microonde oppure per chi ha
lo può rimettere tranquillamente nel bimby. Adesso mi preparo i vasetti, do una pulita al piano d'appoggio, perché voi sapete che a me piace molto avere la mia postazione pulita, perché è fondamentale in una cucina, la pulizia è tutto. E andiamo a prendere i nostri vasetti. Eccoli qua. Adesso mi scanso le polpette. Questi sono i nostri vasetti. Così. Io ne ho presi ovviamente 4. Questi sono da, e ve lo dico perché qui c'è scritto, l'avevo visto prima di comprarlo, che sono da 311 questi qua, sono un po' più grandi di quelli richiesti. La ricetta ci chiede di mettere i vasetti da circa 250, ecco, ricordavo male, 250. Quindi adesso andiamo su continua, vediamo che mancano 39 secondi, e poi si va al passaggio successivo. Spero che questa ricetta, la scelta di questa ricetta vi sia piaciuta, a me ha entusiasmato tantissimo, perché se andate poi a vedere su YouTube abbiamo già fatto una ricetta simile che prevedeva però come si chiamano, i bocconcini di pollo con l'arancia, che poi adesso è anche periodo delle arance, cioè vi consiglio di riprendere questa ricetta da YouTube, anzi magari ve la ricarico domani, così avete possibilità di vedere un'altra video ricetta che abbiamo fatto in tempo questo mese, e grazie a voi perché abbiamo esploso, grazie veramente, abbiamo un anno del nostro canale, sia YouTube che della pagina Facebook. Quindi adesso facciamo avanti, ci dice, vedete, di preparare questi vasetti, quindi ne abbiamo presi 4. E poi andiamo a dividere la nostra salsa di pomodoro in questi 4 vasetti che abbiamo. Ah, attenzione, vedete, qui ci sono rimasti dei pezzettini di polpa di pomodoro. E faccio un fuori programma. Io salvo la ricetta andando in home, vado su velocità, anche se sono uscita fuori dalla ricetta, attenzione. Vado un attimino a velocità 4-5 per tritare i pezzetti di pomodoro, che non so voi, ma i miei figli fanno storie. Proprio qualche secondo, Perfetto. Riprendiamo la ricetta andando su segnalibro e andiamo a dividere questa salsa di pomodoro. Ok. Uno, due, tre e quattro. Poi adesso magari, perfetto, magari quest'altra poi la aggiungerò in seguito. Poi mi dice di disporre le polpette, quindi parla di 4 polpette, quindi una, due, tre e 4. 1 2 3, questa è troppo grande, quindi 2, facciamo 3x3, guardate, così sono tutti della stessa dimensione, 2 e 3, quindi io l'ho fatte più grandi di una noce. Ah, ma ne abbiamo altre qua, mamma mia, le avevo contate giuste. Olè, adesso andiamo poi a ricoprire ancora con quel poco di salsina che c'era avanzata, così le andiamo poi a mettere in cottura, Andiamo a riprendere con una spatola quel pochino che magari ci è rimasto attaccato alle pareti, andiamo a recuperare, anche per dare la giusta consistenza anche al pomodoro che abbiamo appena sistemato in tutti i nostri vasetti. Adesso, guardate, io vado avanti, mi dice di chiuderli ermeticamente, quindi io vado a sigillarli. 1 2 3 e 4,
Perfetto, adesso andiamo all'altro passaggio, che è quello di mettere all'interno del nostro boccale acqua. Guardate, mi dice di mettere dentro il mio bimbi, quindi nel mio boccale, 500 g di acqua. Ok, poi vado avanti, mi dice di chiudere il coperchio posizionando il Varoma. Quindi io metto il Varoma, appoggio ovviamente che cosa? I miei 4 vasetti, vedete? Poi li posiziono sopra, chiudendo vado a sistemarli con il mio coperchio e vado in cottura per 30 minuti, temperatura Varoma, velocità 1. Adesso stiamo qua insieme per 30 minuti, così finiamo questa ricetta insieme. Scherzo! Poi scherzo, Scherzo anche per voi, mi imparerete a conoscere. Allora, facciamo così, che io li ho già preparati, Ovviamente adesso ne vediamo una piccola quantità, che ne ho cotti solo 2 prima, per farvi vedere. Allora, ne ho cotti proprio per farvi vedere dall'inizio alla fine una ricetta preparata insieme. Adesso io vado, anche se metto qui, vado nei dettagli ricetta, però vi faccio vedere che cosa ci dirà poi in seguito, Allora, ci dice, una volta che siamo qua in cottura per 30 minuti, di poi togliere il Varoma e lasciare intiepidire questi vasetti per circa 20 minuti, perché altrimenti se cerchiamo di aprirli subito non si aprono loro, Adesso speriamo che sono passati, si sia un po' distaccato quello che sia il nostro sottovuoto e che ci permetta di aprire la nostra preparazione senza problemi, ok? Adesso prendo anche poi un piatto per guardarlo insieme se il risultato che abbiamo ottenuto è soddisfacente. Adesso poi in realtà noi dovremmo, con un po' di pressione, se ci riesco, aprire quello che è il nostro sottovuoto sganciando la guarnizione. Però ripeto, questo è un passaggio che dobbiamo lasciare raffreddare assolutamente, e adesso se ci riesco lo faccio, altrimenti cerchiamo di non farci male, aspettare il giusto tempo, perché ho paura che ancora non sia troppo freddo da potersi aprire. Forse ci riesco, olè, ci sono riuscita, Ok, prendiamo una bella polpettina e la dividiamo, anzi l'assaggio proprio in diretta con voi, così vi faccio venire l'acquolina in bocca. Allora, innanzitutto c'è un profumo che non ve lo voglio neanche dire. Prendiamo questa polpettina, queste le ho fatte un po' più piccoline perché stasera mio figlio, quando tornerà dal campo, sarà contentissimo di assaggiarle. Allora, guardate che bella, innanzitutto la nostra polpetta ha veramente una bella consistenza, E adesso vediamo. Buonissimo, Allora, voi ormai mi credete sulla parola, sono buonissime, perciò rivedete questa ricetta e poi magari mi mandate un messaggino per vedere, per dirmi com'è, c'ho un sapore strepitoso. Adesso che cosa vi dico? Sono al termine di questa nostra diretta, anche per gli amici di Instagram, vi saluto con molto piacere e assaggio anche con voi. Allora, arrivati a questo punto, io come vi dico sempre, anche per oggi io resto a casa con bimbi, è tutto. Ci vediamo alla prossima ricetta. Grazie per i like, iscrivetevi al canale YouTube. Ciao da Teresa e da Bimbi come fare. Ciao ciao!